Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Spero bene. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video. Questa volta è un video versus, un video confronto, dove andremo a confrontare e a fare uno scontro incredibile tra due kit. Un kit che ho pagato esageratamente da Amazon America, quindi un kit veramente molto 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 costoso, e un kit che ho pagato, mi pare, 8 euro, 10 euro, non mi ricordo, da Amazon Italia, ed è il kit italiano della marca Lisciani di Frozen. Questo qua invece è il kit slime DIY, slime shakers, comprato da Amazon America. Prima di iniziare questo video vi faccio un piccolo quesito. Voi lo sapete che io amo le candele ed ho una collezione di candele. Secondo voi di quante candele è composta la mia collezione? 5 candele, più di 10, più di 20. Scrivetelo sotto in un commento e vediamo se indovinate. Se siete bravi ve lo dico alla fine del video. Allora, prima di iniziare ancora vi volevo ricordare che ci vediamo il 23 ed il 24 novembre, dove a Napoli, alla mostra d'oltremare a Fuori Grotta, quindi dove sta lo stadio del Napoli, dalle ore 10 alle ore 8 di sera, dove alla fiera del baratto e dell'usato, dove io avrò il mio stand personale, dove venderò i miei slime, i miei gadget. Quindi 2 giorni, vi aspetto in tantissimi, venite, ok? Ok, quindi iniziamo e vediamo qual è il kit più bello tra questi due. Ok, rieccoci qua. Prima di iniziare il video, secondo voi, scrivetelo bello bello sotto in un commento, da quale kit parto? Dal kit italiano o dal kit americano? Vi ricordate che io questo kit qua già l'ho comprato, però era diverso? Vi ricordate che era diverso? Erano altre cose, c'erano i popcorn, eccetera. Questo qua non lo so, sono scritto solamente Glitter and Shine Slime, Glow in the Dark Slime, Crystal Slime. Boh, cioè, non lo so, anche perché non ho letto il contenuto, quindi non lo so. Siccome questo qua più o meno già sappiamo come dovrebbe essere, vediamo un pochettino questo qua italiano. Ebbene sì, parto da quello là italiano. Allora, Crystal Slime Frozen. Voi lo sapete che io adoro Frozen, è il mio cartone preferito, e a novembre, adesso a fine novembre, esce pure Frozen 2. Ok. Ok ragazzi, delusione totale. Perché lo sapete che, guardate questa scatola, cioè praticamente vuota, dentro è vuota, cioè, boh, io boh non lo so, sono alquanto allibita questa cosa. Comunque questo dovrebbe essere il kit di slime della marca Lisciani, con 2 slime già pronti e glitter e formine. Ma che davvero raga, cioè, io voglio un kit di slime, non slime già preparati, già pronti. Allora qua abbiamo 2 slime già fatti, 2 crystal slime. Formine, tra cui c'è anche Olaf, che è il mio preferito, poi c'è il castello di Elsa, fiocco di neve e stella, e slime glitter, polvere glow in the dark. Sì, ma cioè, nel senso, ma questo non è un kit, questo non è un kit per me, vabbè, comunque, forse sono stata io a leggere male. E poi d'altronde, sulla confezione, vi dirò, c'è una polvere in più, ossia questa qua viola, che in realtà non c'è. Che meraviglia, ma non scherziamo, almeno vediamo se lo slime è decente. Oddio, ragazzi, sapete cosa sembra? Sembra quegli slime cinesi che compriamo, dei cinesi. Oddio, no, mamma mia, che delusione. Con un kit del genere capisco che probabilmente è fatto per bambini piccoli piccoli, però lo slime è veramente molto carino, molto clear. Però ragazzi, è proprio un kit praticamente, è cinese, cioè è praticamente cinese. Io non ci posso credere. Allora, madò, facciamo così. Allora, visto che abbiamo a disposizione queste cose, io ve l'ho detto che confidavo più in quello americano, e meno male direi. Allora, visto che abbiamo le formine, beh, andiamo a fare questa cosa con ste formine. Andiamo a dividere questi slime in 4, perché abbiamo 4 formine. Allora, creiamo lo slime di Elsa con questo pigmento. Non so quanto ne debba andare a mettere io, ma è un pigmento. Oddio! Ah no, sì, vabbè.
Carino, ok. Il pigmento è molto pigmentato, devo ammettere, guardate. Da questi glitter che sono molto carini, devo dire. Il pigmento è molto colorato, però lo slime fa veramente schifo. Poi, ragazzi, come facciamo a sformarlo lo slime? Poi secondo me non viene proprio niente. Comunque, mettiamo questo da parte e mettiamo questo slime che ci è avanzato all'interno della formina di Olaf. Vedete, io devo schiacciare, non si amalgama tutta bene. Dobbiamo provare a sformare. Ma come si. Come devo. Cioè. No, ragazzi, cioè, è orribile, ve lo giuro. È un kit veramente orribile. Non sprecate i vostri soldi per questo kit. No, non lo fate, ve ne prego. Ok, ragazzi, allora sì. L'ho messo un pochettino alla luce e bene o male lo slime è glow in the dark abbastanza. Anche la polverina si vede tantissimo, quindi funziona. Ma la mia risposta a questo kit, che è praticamente un kit cinese, anche no. Cioè, anche no, grazie. Adesso andiamo a fare lo slime con Slime Shakers, che è questo qua, slime, so slime DIY. Sono tre tipologie di slime, dovrebbero essere anche profumati. Di regola, sì, scented slime, dove si mette l'acqua, si shakera e esce lo slime. Però questi sono, diciamo, molto più carini perché hanno delle confezioni molto carine. L'altra volta abbiamo aperto questo qui. Sono questi kit veramente molto carini, anche se li ho pagati tanto. Ma vi ricordate l'altra volta quanto l'ho pagato? Vuol dire, le confezioni sono davvero carinissime. Questo è poco ma sicuro. Guardate quanto è carino questo! Oh mio Dio! Dentro ci sono le bustine con le istruzioni. Carino! Allora, questo sembra proprio, oddio, sembra proprio tipo cioccolata calda che bisogna andare a mescolare al latte. No, questo è rosa, sì, almeno è rosa. Abbiamo questi che sembrano tipo cereali, ci piace. E questo qua, vediamo com'è. Ok, polverina verde e palline, ovviamente, che sono tipo come da masticare. Bene, questo non lo dobbiamo andare a togliere dall'interno. Allora, iniziamo proprio da quello con il cioccolata calda. Quindi mettiamo gli altri da parte e iniziamo con la cioccolata calda. Allora, cosa dice? Prima di tutto, ho preso l'acqua. Andiamo a shakerare la busta, la apriamo e la dobbiamo versare tutta quanta all'interno del barattolino. Oh mio Dio! Oh, cosa? Ragazzi? Ragazzi, c'è un profumo di cioccolata che è una cosa incredibile! Non me l'aspettavo, poi dobbiamo andare a mettere l'acqua vicino alla linea. Qua. Ok, perfetto, in questo modo. Chiudiamo e assicuriamoci che sia ben sigillato e iniziamo a shakerare. Per quanto tempo? Io sto leggendo ovviamente le istruzioni. Dobbiamo shakerare per 30 secondos. Dobbiamo aprire lo shaker e aspettare 5 minuti. Ok? Quindi apriamo lo shaker in questo modo. Ragazzi, c'è un profumo che. Wow, guardate com'è diventato gelatinoso. Vado a fare uguale anche gli altri. Quindi, polverina, sentiamo com'è il profumo. Oh, questo sa di fragola! Perfetto, fino alla linea. Prendiamo il coperchio del latte. Questo qua è un po' instabile, però. E lo andiamo a shakerare. Esce tutto, ma. Oddio! Ok, shakerato dappertutto. Andiamo ad aprire e lasciamo che questo qua aperto. Vediamo di che profumo è. Oddio, di bubblegum! No, vabbè, ragazzi, ma questo si è superato altamente, cioè è bellissimo, nonostante siano slime acquosi. Qua, ma dov'è la linea? Ah, fino a qua! È tantissimo! Mettiamo l'acqua, ne è tantissimo, wow! E andiamo a richiudere e shakeriamo. Perfetto, abbiamo fatto. Ecco qua, allora sono passati 5 minuti, adesso non so se tutti sono pronti, però partiamo con la chocolate e vediamo un pochettino. Wow, ok. Allora lo slime è davvero carinissimo, nonostante sia uno di quegli slime, anche se gelatinosi, acquosi, però è acquoso bello, cioè nel senso, guardate, si allunga anche. Oh, è scoppiata pure! Ed è profumato d'altronde, non si picchietta però purtroppo. Come idea è davvero molto carina. Non ho capito questi cosa dovrebbero rappresentare, però sono bellini e quindi ce li andiamo a mettere
dentro, carini. Vediamo questo qua. Milk, io lo vado prima a mescolare con un paletto in questo modo e vediamo se non è appiccicaticcio. È ancora un po' appiccicoso, quindi finisco di mescolarlo. Andiamo a mettere all'interno questi che dovrebbero essere tipo cereali, insomma. Wow, che carini! Non cadere. Oddio, che carini! Vabbè, è caduto uno. Comunque, che carino, guardate! Vediamo un pochettino questo qua di bubblegum. Il colore non mi piace, vi devo dire la verità di questo. Questo forse è ancora un po' troppo gelatinoso, quindi lo lascio riposare un altro pochettino. Ok, allora, lo slime si è assestato e adesso andiamo a mettere queste che dovrebbero essere proprio piccole palline che raffigurano le gomme da masticare, quindi le bubblegum. Oh, però che carino, guardate! È molto elastico. Devo dire, oh, bellino, sì, no, vabbè, carino. Il colore non mi entusiasma, lo avrei fatto in questo caso o azzurro o rosa. Alla fine è veramente molto carino, però queste palline dannate scappano dall'interno. Ok, ragazzi, allora, questi sono gli slime americani che abbiamo realizzato insieme. Questi qua. Mi piacciono tantissimo, vi dico. Poi abbiamo invece questi qua di Frozen. Allora, parere personale, ovviamente, mi sono piaciuti molto di più questi qua della So Delicious, anche se l'altra volta ero un po' restia perché alla fine, sì, paghi un sacco di soldi, sono slime ovviamente fatti con l'acqua, però alla fine questi qua sono, alla fine escono slime, mentre questi qua ho pagato comunque soldi e non è un kit. Quindi non lo so, voi quale avete preferito tra i due? Quelli di Frozen o questi qua americani? Comunque la risposta alla mia domanda è più di 10 candele. Avevate indovinato? Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio, un abbraccio forte e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Bye!